Allora, amiche mie, ho fatto l'impasto, eh? Adesso facciamo una focaccia, vi faccio vedere. Questa la troverete sulla pagina mia, questo impasto qua, per le focacce rustiche. Questa è sempre con la farina 00 e mischiata con la farina di semola. Io ne ho fatto un po' di più, così facciamo questa focaccia rustica con le paparine. È bonazza, non so se da voi si trovano le paparine. Quelle sono le piante dove escono poi i papaveri. Le paparine, perciò vengono chiamate paparine. Quindi, ora facciamo una bella focaccia. Fammi mettere un po' di farina sotto, se no si appiccica tutto. Dobbiamo stendere bene bene, così non ci esce molto alta. Ecco qua. Allora, lungo un po' la teglia. Quindi vado a prendere l'impasto e voilà, je s'en fait. Adesso vado a mettere le mie paparine, ok? Basta così. Devo aggiustare con le mani, eh? Giusto per farvela vedere. La sistemiamo bene bene, così la sistemiamo dappertutto. Ecco fatto. Adesso ci ho messo pure un po' di peperoncino. Ecco qua, no? Ben buono, vedete? Guardate, adesso facciamo la base di sopra. Mettiamo questo qua, che mi è rimasto un poco, e andiamo a stenderlo. Se non avete se non ci sono le paparine, quindi potete mettere pure le rape, eh? Le fate belle stufate e la mettete sopra. Ecco, ci stiamo, ci sono le rape, queste macchiette qua sono le rape. Vedete? No? Quindi vado a prendere la base di sotto e la mettiamo così. Vedete? Così non fuoriesce l'acqua delle paparine o delle rape. Sempre così, le focacce, così. Dobbiamo fare il risvolto. La pasta di sotto la prendete e la girate di sopra. Facciamo in modo che non esce tutta l'acqua, il condimento, diciamo, no? Della pasta.
delle rape, anche se facciamo quella alla cipolla, quella con le cipolle, e fate un risvoltino così, beggiazze, ste focacce, con un peperoncino poi, che ve lo dico a fare, amiche. No, vi insegno tutto, vi insegno io, no? Come ti fare. Ecco, no? Vedete, così, risvolto così. Ecco, fatto. Premete. Questi video li state vedendo così perché c'è un amico mio che me li sta facendo, me li sta unendo tutti. Avete visto, non c'è il prima parte, seconda parte, terza parte. Quindi c'è questo amico mio che è bravissimo, che me li sta unendo tutti i video. Così facciamo un unico video. Mettiamo un po' d'olio. Ecco fatto, te. Beggiazza, no? Con la forchetta buchiamo. Va bene? No, non ci vuole niente, facciamo dopo cazzo. Mola in forno 200 gradi per 20 minuti. Quando si è colorita di sopra, che si è abbronzata, la possiamo spegnere. Ok? Un bacione a tutte, ciao.